Come ha messo a servizio delle persone con disabilità la sua professione? Allora, tenendo conto che io sono un avvocato previdenzialista che si occupa principalmente proprio di diritti sociali e previdenziali delle persone e in particolare delle persone disabili perché mi occupo del settore della previdenza pubblica, quindi il mio principale contraddittore in tribunale normalmente è l'INPS, qualche volta l'INAIL, ma normalmente è l'INPS e quindi si parla di indennità di accompagnamento e tutti i benefici che sono al momento la struttura portante del sistema di welfare italiano. Quello che però, a prescindere dalla nostra presenza quotidiana in tribunale, quello che però ci interessa fare, e per questo vi ringrazio di avermi invitato a parlare, è anche fare informazione, cioè far emergere davanti alle persone, con le persone, quelli che sono i cosiddetti diritti inespressi o banalmente che le persone non sanno di avere e quindi magari non hanno neanche l'idea di quali siano gli strumenti per poterli tutelare. E questo è un elemento che per quanto riguarda il campo della protezione civile, visto, chi mi sta intervistando in questo momento, è un elemento molto importante perché siccome si tratta di tutte le attività che poi andremo a vedere in breve, sono tutte attività che vanno fatte prima dell'emergenza perché le attività di formazione e informazione vanno fatte essenzialmente prima. È necessario quindi che le persone siano a conoscenza del fatto che esiste la possibilità di essere tutelati anche in situazioni di emergenza e quali siano le strutture e le situazioni a cui potersi rivolgere anche in autonomia o attraverso le associazioni o attraverso i propri rappresentanti. Quindi questo è un elemento molto importante ed è un elemento che ci ha portato a parlare, a discutere, a essere coinvolti anche in altre situazioni per quanto riguarda sempre la gestione dell'emergenza a livello legale, perché, come poi vedremo, tranne le situazioni contingenti, diciamo che quasi mai un'emergenza di qualunque tipo sospende lo stato di diritto. Certo, Quindi le certo. norme esistono sempre. Ci sono sempre delle norme a cui fare riferimento, quindi è importante che le persone sappiano che queste norme esistono e che ci sono dei professionisti che sono in grado di informarli e di tutelarli in tutte le sedi possibili. Come è nata l'idea di un manuale della disabilità? Guardi, la ringrazio di farmi questa domanda. In realtà il manuale in realtà è abbastanza datato al momento perché si tratta di una pubblicazione, credo vado a memoria, del 2012. Quindi in realtà voleva puntare a fornire un punto di riferimento. Ci siamo resi conto nel momento in cui ci stavamo pensando che era ancora il settore del diritto della disabilità, che tecnicamente non esiste in Italia, era un mondo abbastanza sconnesso, quindi volevamo dare uno strumento che fosse tale da avere da garantire una base almeno di partenza, ovviamente, perché non poteva essere esaustivo, dove si potessero trovare tutti gli strumenti relativi alle diverse tipologie di tutela, non solo di tutela, ma anche di situazioni in cui una persona con disabilità si può trovare, perché ovviamente, siccome siamo persone di mondo, diciamo persone di mondo, siamo persone che tendono a stare nel mondo, Certo. ci troviamo in realtà in tutte le situazioni in cui si possono trovare tutti quanti, in cui generalmente la popolazione generale si può trovare. Quindi quello che cambia sono gli strumenti per poter fronteggiare poi le varie situazioni. La questione è anche, quindi ecco, l'idea del libro era nata come per poter fornire uno strumento, diciamo, globale. Ovviamente adesso
questa, perché il mondo de, perché la, le norme sulla disabilità sono, sono sostanzialmente disperse in, in diversi testi normativi? Perché in realtà le politiche per la disabilità sono dominate ancora oggi da, un, da una visione di tipo finanziario e dal necessario riferimento, reperimento dei fondi. Si sentiva in effetti come idea di base del libro una, la necessità di delineare gli strumenti che abbiamo a disposizione e anche per funzionare come stimolo nei confronti tanto del legislatore quanto dei, ai, ai vari livelli, che per poter effettivamente poi trovare del dei fondi. Il problema è che adesso queste, quello che è stato scritto sì, lo conferma in parte la sua validità, ma in parte superato dal fatto che, come dicevo, sono passati quasi 10 anni dalla pubblicazione. E quindi anche le norme sono parzialmente cambiate, quindi vediamo la necessità di trovare un, di proporre una nuova pubblicazione. A proposito di questo tema, per la pianificazione di protezione civile, sì, molti comuni realizzano il censimento dei bisogni delle persone con disabilità grazie all'autosegnalazione. Lei concorda? Allora, io su questo tema ho cambiato idea diverse volte nel corso degli anni, diciamo così, però al momento mi sembra che l'autocensimento sia ancora l'unico strumento utilizzabile in realtà, perché per una serie di motivi, a parlo a legislazione vigente, per una serie di motivi che poi forse andranno si riuscirà a superare in una certa misura con il ragionamento. A legislazione vigente, perché lo dico? Perché dobbiamo renderci conto che stiamo parlando, tutti i dati sulla disabilità, che sono quelli necessari poi per costruire una mappa delle persone, del, del territorio, delle, delle situazioni in cui è necessario intervenire, sono situazioni che fanno riferimento a quelli che la legge sulla privacy riferisce come dati ultrasensibili, che in realtà non sarebbero comunicabili, nel senso non sono liberamente cedibili a te, ad altri soggetti, tranne quelli che ce l'hanno per dovere istituzionale. Quindi l'autocensimento in questo senso supera la questione della privacy, perché si coinvolge direttamente la persona, spiegando quali sono le finalità dell'intervento, quali sono le modalità dell'intervento, e quindi questo consente in una certa misura a legge vigente di superare il limite che altrimenti a legge, con la legge sulla privacy attuale sarebbe insuperabile, perché i dati ultrasensibili di natura sanitaria non sono, sono ultra riservati e quindi non sono utilizzabili in una certa misura. Questo è l'unico, quindi è, come abbiamo visto, per il momento è l'unico modo di intervenire, anche perché bisogna tenere conto che è necessario coinvolgere le persone con disabilità, cioè è necessario coinvolgere la popolazione, renderle partecipe. È necessario, altrimenti non si continua a pensare che le persone con disabilità sono dei meri fruitori, mentre in realtà dobbiamo, devono loro stessi costruire, infatti in questo è importante anche la formazione. Perché quello che è importante è anche l'autosoccorso, cioè nel senso mettere le persone che ovviamente sono in grado di farlo, perché le disabilità non sono tutte uguali e le condizioni personali non sono identiche caso per caso, però le persone che sono in grado di farlo devono poter essere messe in grado anche di fare quelle attività di autosoccorso in autonomia, magari anche per mettersi banalmente in sicurezza prima dell'arrivo dei soccorsi. Ma gli va spiegato, gli va
vanno argomentate, e in questo è molto importante la formazione. L'autocensimento va guidato, non è che necessario, cioè ci devono essere delle modulistiche standard dove i dati sono sempre gli stessi, cioè nel senso anche a fini di verifica successiva o preventiva, andrebbero fatti a livello centrale e poi distribuiti, non lo so, in qualche modo va studiata la questione, perché altrimenti si rischia che un comune, che ce ne sono state tante di situazioni in cui si sono fatte queste cose, magari i dati sono diversi e io non riesco a intervenire nello stesso modo, perché i dati che ho sono diversi e quindi il livello di intervento cambia, ma si tratta di interventi in emergenza dove il livello dovrebbe essere garantito uguale su tutti i territori nazionali, diciamo così, io la penso così almeno. Ho capito. Allora andiamo alle conclusioni. Sì, faccio una domanda: quali altre strade possibili per conoscere la necessità delle persone con disabilità in tempo di pace al fine di tutelarle in emergenza? Allora, dobbiamo tenere conto che le emergenze in realtà si verificano in tutte le situazioni umane, e quindi è importante, a mio modo di vedere, anche la previsione di una struttura di emergenza che coinvolga banalmente i datori di lavoro delle persone per i disabili che lavorano o che hanno comunque un'attività. È importante coinvolgere anche le strutture lavorative, in particolare i soggetti sia quelli già presenti sui luoghi di lavoro, perché la sicurezza sui luoghi di lavoro è garantita da una serie di norme, non ultimo il decreto 81, però va integrata con una serie di figure che devono essere specialistiche. Mi viene in mente in questo caso la figura del disability manager, che sta emergendo come figura di collegamento, figura manageriale di collegamento fra le esigenze delle persone con disabilità sul luogo di lavoro, ma non solo sul luogo di lavoro, perché abbiamo anche molti disability manager nella pubblica amministrazione, e quindi questo sarà molto importante coinvolgere a livello comunale i singoli specialisti, proprio per la raccolta e per la previsione di un piano di emergenza dedicato a quella specifica situazione, o magari una rete fra diversi datori di lavoro. Quindi questo, perché ovviamente gli interventi di emergenza devono essere generalizzati, ma necessariamente personalizzati, nel senso che io devo sapere chi c'è lì dentro, in che modo lo devo andare ad aiutare, e quindi ogni singola realtà lavorativa in realtà rappresenta un microcosmo. Un altro intervento, che era questo, parliamo di attività molto più lunga, è quello che ci consentirebbe di superare in realtà tutto quello che abbiamo già detto, cioè fare un cambio di cultura, cioè arrivare a considerare la disabilità come un cioè i diritti della disabilità, e quindi anche come diritti civili. Questo consentirebbe di svincolare tutto il comparto dall'aspetto meramente, non dico sanitario, ma da questa prevalenza dei dati, da questa configurazione dei dati come ultrasensibili, e quindi consentirebbe anche una gestione diversa della privacy e quindi poi della comunicazione dei dati. Questo però è più a livello legislativo, cioè a livello culturale, perché arrivare a considerare i diritti della disabilità per quello che sono, cioè per diritti civili, perché stiamo parlando di persone, adesso è difficile, perché proprio perché c'è una struttura che si è consolidata nell'ultimo cinquantennio più o meno, che invece ci porta ancora dall'altra parte. C'è un articolo della Convenzione ONU che si occupa di emergenze in generale, però ecco, il fatto stesso che ci sia quell'articolo ci dice che in realtà
è la comunità internazionale che riconosce questi tipi di diritti come diritti civili. Adesso quelle sono norme che sono state pensate per l'intera comunità mondiale e quindi sono necessariamente non calate sulla nostra realtà europea e nazionale, ma in realtà bisogna applicarle, perché quello è lo strumento poi per arrivare a considerare non come meri aspetti sanitari quelli della disabilità, ma come appunto quello che sono, cioè diritti di cittadinanza e diritti civili. Banalmente bastano le prove sull'evacuazione antincendio che a volte fanno negli uffici pubblici. Mi è capitato personalmente di trovarmi in situazioni in cui mi si dice: ma avvocato, lei viene domani per l'udienza perché domani c'è la prova d'antincendio e non sappiamo dove metterla. Cioè, nel senso, stiamo parlando di un ufficio giudiziario di cui non faccio il nome, ma ancora questi problemi, purtroppo. Diciamo che ma no, è proprio il concetto, nel certo. senso che risolvi il problema eliminandolo, ma non lo risolvi, nel senso che se, poi io vabbè, quel giorno poi mi sono dimenticata che non dovevo andare, ci sono andata lo stesso, ma va bene lo stesso. Però ecco, non è il problema evitando che quella persona sia lì quel giorno, perché magari poi capita veramente e tu non sai come muoverti. Mentre invece è proprio quello il problema che dovrebbero risolvere. Quindi quali sono gli strumenti? Da una parte coinvolgere le persone, coinvolgere le strutture in cui le persone si trovano, e non parlo solo di strutture residenziali, ma di qualunque tipo, nel senso anche lavorative, come abbiamo visto, quindi con le strutture dei datori di lavoro e con ovviamente il disability manager, ove esista, oppure fare un lavoro perché venga istituito il disability manager, anche in questo senso, perché abbia anche una competenza non solo manageriale, ma anche di sicurezza in una certa misura per quanto riguarda i disabili, e poi lavorare sulla consapevolezza delle persone e sul cambio di visione sulla disabilità, per arrivare ovviamente ai diritti civili e a leggi scritte in maniera diversa, che non dipendano esclusivamente dai profili fondistici o di finanziamento della legge stessa. Ho capito. Questo è gli elementi fondamentali.